Essere italiani in Australia può essere molto difficile, soprattutto se non sapete rinunciare a un buon caffè come Dio comanda. In Italia è risaputo che si beve il caffè migliore al mondo, il problema è far capire agli australiani e soprattutto agli abitanti di Sydney che i loro tipi di caffè non sono quelli che vengono bevuti in Italia. Infatti loro propongono ben 11 tipi di caffè ispirati all'Italia o italiani che però non sono particolarmente buoni o comunque sia non sono italiani. Il primo è l'espresso, che sì, c'è anche in Italia, insomma, bisogna vedere la qualità. Il secondo è il ristretto, numero 3 il macchiato e numero 4 il cappuccino. Questi quattro bene o male li troviamo anche in Italia, il problema è un pochino la qualità. Con il numero 5 cominciamo con le cose un pochino più strane e troviamo il latte. È servito in un bicchiere di vetro e consiste in una uguale quantità di caffè, latte e schiuma di latte. Al numero 6 invece c'è il piccolo, che è una versione mignon del latte. Numero 7 il flat white, che consiste praticamente nel versare il latte nel caffè in maniera molto veloce in un solo punto in modo tale da non far uscire la schiuma. Numero 8 è il long black, che è il tipico caffè americano, quello lungo, il beverone, che per gli italiani però è acqua sporca. Numero 9, il mocha, che personalmente mi piaceva molto perché è un cappuccino con sciolti dentro un paio di cucchiai di cioccolato in polvere, quindi una sorta di cioccolata calda al gusto di caffè. Gli ultimi due, il numero 10 e il numero 11, sono l'affogato e l'iced coffee, che sono molto simili. Infatti consistono in caffè affogato con cioccolato, gelato e latte, solo che nell'iced coffee avete molto più gelato. Io spero che questo video vi abbia potuto far sorridere un pochino pensando ai caffè australiani, alle loro stranezze. Spero che lo abbiate anche trovato un pochino utile, nel caso potete iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video, lasciate un like se appunto vi è piaciuto il video e condividetelo con i vostri amici che pensano di andare in Australia, soprattutto quelli che vogliono magari andare in Australia a fare caffè nei bar, in modo tale da prepararsi bene. Potete lasciare un commento se avete assaggiato qualcos'altro di strano in Australia, in qualche locale. Se volete seguirmi in diretta nelle mie avventure, potete controllare la descrizione del video dove trovate tutti i miei social. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!